Allora, buongiorno a tutti gli amici del blog di Beppe Grillo e a Beppe Grillo anche lui, ovviamente. Io sono il generale Fabio Mini, sono un generale di corpo d'armata in pensione. Da molto tempo scrivo di argomenti militari e sono stato comandante delle forze internazionali in Kosovo, oltre ad essere stato capo di stato maggiore del comando della NATO del Sud Europa. Proprio quando c'erano le guerre nei Balcani. L'argomento che vorrei affrontare è quello del disegno di legge delega presentato dal Ministro della Difesa Di Paola in Parlamento. Questo disegno di legge vorrebbe che il Ministero ricevesse una delega ad effettuare delle riforme alla struttura militare. La riforma dovrebbe così svilupparsi nel giro dei prossimi 12 anni, entro il 2024, ma la cosa è indicativa. Questo progetto non è collegato alla spending review che nel frattempo è andata avanti, ma dovrebbe essere impostato su quei criteri di rigore, equità, sviluppo che sono stati ribaditi dal governo. Il disegno di legge è già passato in commissione al Senato, io direi ad una velocità così insolita, che non è successo mai neanche nei periodi di emergenza, ma anche di carattere della sicurezza. Le forze che sostengono il governo Monti hanno così obbedito senza tante storie alle indicazioni dei leader di partito. Queste indicazioni sono state chiare, bisognava approvare in fretta e senza discutere. Si è parlato di un iter talmente accelerato che doveva essere completato entro il 3 di luglio e questa era stata anche così la speranza del ministro Di Paola, fare alla svelta così almeno c'ho le mani libere per agire. Il Senato ha rispettato i tempi e le direttive ed è soltanto così, grazie alle lungaggini, di altri bizantinismi che la Commissione della Camera, questa discussione, è stata rimandata, direi a dopo l'estate. Fortunatamente i leader di partito, anche quelli che non hanno fatto militare ma hanno fatto un paio di guerre, no? Come quelle nei Balcani e quelle in Libia, non avendo così alcuna competenza, non è che hanno letto bene la proposta e magari si sono fidati del ministro tecnico e del governo ancora più tecnico, però direi che sfortuna nella sfortuna, anche se avessero avuto voglia di leggere la proposta, non avrebbero proprio trovato niente da capire perché la proposta tecnica non indica quale modello di difesa vuole realizzare fra 12 anni, non fa risparmiare un euro. E soprattutto disattende completamente sia l'indicazione del Presidente della Repubblica sia le indicazioni del Presidente del Consiglio. Io così sono uno di quei militari che dalla tragedia della crisi sperava che almeno prendessero forma e sostanza delle forze armate ridotte, qualificate, ammodernate e soprattutto integrate a livello europeo, in modo che il peso degli interventi si distribuisse in maniera equa tra tutti i membri dell'Unione Europea e della NATO, cosa che fino adesso non è mai successo, perché sia le spese sia gli interventi gravano in pratica nella NATO soltanto su quattro paesi, e questi sono Germania, Francia, Inghilterra e Italia. E come tanti speravo che almeno la ristrutturazione delle forze armate, cosa che è cominciata nel 1975 e non è mai stata portata a termine, fosse possibile alla luce di questo quadro geostrategico, geopolitico che è profondamente cambiato, soprattutto in base alle esperienze negative di tutte le guerre che abbiamo combattuto sotto falso nome dal 1990 in poi. In realtà avevo un po' di dubbi perché l'apparato politico degli ultimi decenni si era già dimostrato incapace così di innovare le forze armate e di dare al nostro paese una dignità internazionale almeno pari allo sforzo richiesto ai nostri soldati. Un governo cosiddetto tecnico, sostenuto dalle stesse forze politiche che ci hanno portato sull'orlo del fallimento, non avrebbero avuto altra possibilità che fare così il lavoro sporco. Un lavoro talmente sporco che nemmeno i politici avrebbero voluto fare. Il governo, fatto di economisti come quello attuale, banchieri, avvocati, industriali, infatti ha concentrato la propria cura su questi aspetti che conoscono meglio, cioè quelli che salvaguardano il loro stesso mondo. Nell'ambito della difesa, il ministro della difesa è stato chiamato l'ammiraglio Di Paola, che è un tecnico, non tanto perché è militare di lungo corso.
perché ha ricoperto così tutti gli incarichi di vertice delle forze armate italiane e quelle della stessa NATO, ma perché è particolarmente legato alla concezione strategica americana, è legato agli interessi degli economisti, dei banchieri, degli industriali e quindi anche della casta militare che è più vicina a questi mondi. Le forze armate, i tecnici ce li avevano già, voglio dire, hanno fior di comandanti che negli ultimi 20 anni hanno battuto i teatri operativi invece dei corridoi ministeriali. Hanno tecnici amministrativi che ogni giorno esercitano la loro responsabilità di gestione del fiume di soldi pubblici che l'Italia assegna alla difesa e alla sicurezza. Ora, se questi tecnici non sono stati in grado di riformare la propria struttura, è stato proprio a causa delle direttive politiche o della loro mancanza. Ed è stato grazie anche ad altri tecnici che hanno fatto gli interessi di coloro che invece vedono le forze armate come mucche da mungere. Io confesso così di essere stato molto curioso di vedere come l'ammiraglio Di Paola, che conosco bene, avrebbe eseguito il mandato di rigore, equità e sviluppo annunciato dal presidente Monti e il mandato di maggiore integrazione e cooperazione europea indicato dal presidente Napolitano nell'ultimo Consiglio Supremo di Difesa. Da oltre 20 anni Di Paola è stato responsabile diretto, un valente suggeritore. Così un compartecipe di tutte le scelte di politica militare e di politica industriale della difesa. Ha stilato direttive che hanno consegnato le nostre forze armate a una NATO che non pensa più alla difesa collettiva, ma che è stata trasformata in una specie di società per azioni appartenente a una holding americana che è dedicata ad avventure di tipo mercenario in qualsiasi parte del globo. Lui stesso ha firmato contratti che io così non esito a dire che sono contratti capestro per l'acquisto e la fornitura di navi e aerei che non ci servono e che smentiscono la nostra stessa Costituzione. Lui stesso ricordo che ha organizzato così una specie di marketing per conto di Finmeccanica, costringendo i capi di Stato Maggiore a fare i piazzisti all'estero, proprio quando. Ecco, quando Finmeccanica, da gruppo di aziende di interesse pubblico, si staccava dall'economia reale, dal mondo del lavoro, per diventare una finanziaria specializzata in speculazioni internazionali. Ecco, l'ammiraglio, voglio ricordare, ha guidato il Comitato Militare della NATO che ha fatto di tutto per impedire qualsiasi integrazione militare europea. Quindi ero curioso di vedere come avrebbe fatto a smentire se stesso per obbedire al presidente Monti. Devo dire la verità che infatti non l'ha fatto, non si è smentito. Il ministro della Difesa è riuscito quasi ad evitare i tagli della spending review che non tocca molto le forze armate. La riduzione dei quadri dirigenti che viene annunciata è spalmata nei decenni futuri e così non si può essere sicuri che toccherà marginalmente i generali veri. E si concentrerà o sui generali di cartone, è un'espressione brutta ma efficace che si usa nel nostro ambiente, cioè sono quei generali che conseguono il grado all'atto del pensionamento, che è un segno di riconoscenza per una carriera che è stata limitata, non per loro demerito, ma proprio dalla necessità di avere una piramide gerarchica. Bene, questa promozione simbolica da puro simbolo è poi diventata anche un fatto sostanziale che ha avuto riflessi anche sulla pensione e sul bilancio pubblico, non tanto per un privilegio di casta, ma per un necessario così livellamento del trattamento economico dei militari con quello di altri dipendenti statali. Ma è diventato un peso pubblico anche e soprattutto per un malcostume proprio di stampo clientelare che ha consentito il richiamo in servizio dalla pensione di questa gente con nuovo grado e nuovo stipendio, andando magari a coprire posti che erano già coperti da personale in servizio. Quindi io penso che poi la riduzione dei dirigenti militari inciderà sui colonnelli e tenenti colonnelli, che di fatto sono i veri tecnici specialisti di ogni branca. Quindi la spending review non è che risolve il problema, non risolve neanche il problema immediato dei risparmi. In realtà
prevede una riduzione degli approvvigionamenti di alcuni mezzi come degli aerei F-35, quando si parla di 90 aeroplani da qui a 10 anni, significa che si mette in piedi una capacità operativa che non avevamo neppure durante la guerra fredda. Adesso non si sa bene contro quale avversario potenziale debba essere rivolta questa forza, e soprattutto non si sa bene perché nella NATO e in Europa debba ancora prevalere quel senso di avere forze armate pesanti, no, hard e separate, se non per soddisfare così quegli appetiti industriali oppure le velleità delle varie gerarchie nazionali. Separate, cioè ogni paese una forza armata, ogni paese una marina, ogni paese un esercito, ogni paese una cosa, anche per paesi che sono confinari, vicini, che sono alleati, che hanno rinunciato alla guerra come strumento di risoluzione dei conflitti internazionali come il nostro paese. Insomma, questo dico, non c'è una vera cooperazione e integrazione. E questa sommatoria paradossalmente non fornisce una capacità che i numeri darebbero. Noi in Europa abbiamo 27, Unione Europea, 27 nazioni, 27 eserciti, 1.880.000 soldati in servizio attivo. Cioè abbiamo più navi degli americani, più aerei da combattimento degli americani, molti di più di quelli dei russi, ma voglio dire, poi quando poi dobbiamo andare a fare le operazioni, gli americani mettono in piedi quattro guerre contemporanee e noi per mandare 300 uomini in Macedonia, io me lo ricordo bene perché ero lì, abbiamo dovuto fare i salti mortali, 300 in tutti i paesi dell'Unione Europea. Le missioni europee sono simboliche, veramente così di pura presenza, senza incidere assolutamente sulla sicurezza. Per cui questa spending review non è che va a incidere su questa, oppure esalta questi valori, questi principi di cooperazione. Inoltre la spending review adesso pensa di risparmiare e anche di guadagnare con la dismissione degli immobili militari, caserme, poligoni e altre cose. Beh, noi abbiamo già provato una cosa di questo genere ed è stato un fallimento. Noi fino a oggi non abbiamo venduto a prezzo di mercato un solo immobile con le varie iniziative e soprattutto non si considera che per utilizzare, come si dice, valorizzare, no, questi immobili più importanti, sono necessari dei finanziamenti altissimi che si possono permettere soltanto i grandi speculatori privati e i furbetti del quartierino, non di certo i comuni. I comuni devono avere fior di finanziamenti, si vanno a indebitare con questa aria che tira, non penso che sia proprio un modo per fare soldi. Il disegno di legge poi di Di Paola parla di una cosiddetta revisione in senso riduttivo dello strumento militare, però si enunciano soltanto alcuni criteri in modo vago. È una delega al buio. E tuttavia, da questi pochi criteri enunciati, quelli che ci sono, si desume una volontà che non si vuole operare una revisione coerente, motivata. Ma di avere così un'autorizzazione di dare al Ministro della Difesa e al Governo, a un governo che dovrebbe essere transitorio, e qui si parla di progetti che portano al 2024, voglio dire, così avere un'autorizzazione a operare in pratica soltanto una serie di tagli al personale, soprattutto al personale dell'esercito, che poi è quello che adesso le operazioni le sta facendo veramente, dal 1990 in poi siamo sempre stati a fare i ballerini in giro per il mondo. Invece si salvaguardano gli stessi programmi che l'attuale Ministro della Difesa ha avviato, sottoscritto, firmato, sostenuto quando ricopriva le cariche di segretario generale e capo di Stato Maggiore della Difesa. Questo stesso concetto di ricorrere ai droni o ai velivoli senza pilota che è venuto fuori al vertice NATO di Chicago e che è anche questo un prodotto concettuale della leadership di Di Paola, non è un modo per risparmiare soldi, ma è soltanto uno per ammazzare meglio rischiando di meno e soprattutto trasformando la guerra, cioè la guerra che è sempre una tragedia, in un costoso ma anche inconcludente videogioco.
Quindi io la chiamo la guerra di Nintendo, ma succede che qualcuno dalla Virginia guida un drone, ma poi questo drone sta ammazzando qualcuno, ma lo vede come su uno schermo, come se fosse qualcosa che non lo tocca. La guerra viene spersonalizzata, viene disumanizzata, tutto quanto sembra che sia una realtà virtuale e questo secondo me è un grosso rischio, un rischio veramente anche psicologico per chi deve farla la guerra. La linea di continuità con il passato che Di Paola garantisce, invece di essere una garanzia di stabilità, è una manifestazione così di caparbietà, perseveranza nell'errore. Si parla sempre di minaccia incerta, non si sa, ci dobbiamo preparare a tutto e secondo me questo futuro incerto ma tecnologico è soltanto l'escamotage per mantenere forze armate numerose e aprire soprattutto i cordoni della borsa pubblica a più speculatori. Questo progetto non coglie l'occasione di ristrutturare la difesa sulla base del quadro sia geostrategico e non considera delle cose fondamentali. Per esempio, l'idea americana, quella attuale, di lasciare alle forze regionali e in pratica alla NATO gli interventi nelle aree periferiche, nel senso che il Medio Oriente per loro ormai è diventato periferico, la Siria è un problema periferico, e questo per poter concentrare le proprie forze su quelle che loro considerano le vere minacce del futuro potenziali, e che sono esattamente la Cina e la Russia. Bene, questa linea per noi non è perseguibile. Ci comporta il suicidio politico europeo e con il ricorso alle guerre regionali noi non ci possiamo permettere nessun tipo di politica, né europea e neanche mediterranea. E non possiamo far partire tutta questa nuova idea di guerra locale proprio dal Mediterraneo, dalla Libia, dall'Algeria, dalla Siria, perché saremmo i primi a rimetterci, come ci stiamo rimettendo in termini economici anche nella questione con l'Iran. Poi non si considerano alcuni elementi fondamentali che sono in evoluzione. La riduzione dell'impegno in Afghanistan è una cosa che c'è, anche i francesi se ne sono andati, gli americani se ne andranno dall'Afghanistan, perché anche quello diventerà periferico per loro fra non molto. Non si considera una più equa così ripartizione dei compiti militari in ambito NATO, non si considerano più le minacce non prettamente militari, quelle che vengono fuori, che stanno venendo fuori, non si considera la limitazione di sovranità in fatto di politica estera, perché in realtà le pressioni degli Stati Uniti oppure della NATO oppure di tutti gli altri ambienti ci portano ad essere veramente non sovrani e porta anche alla disomogeneità dei comportamenti alleati, no? Nell'ambito della stessa alleanza, come si è verificato per l'Iraq, l'Afghanistan, la Libia e la Siria. Inoltre, si prosegue nella strumentalizzazione degli interventi umanitari per condurre azioni di vera e propria guerra. Non si considera la progressiva restrizione degli interventi militari occidentali in aree extraeuropee. I paesi europei fuori dall'Europa non ci vogliono andare, già fatichiamo in Europa, Germania non vuole più avere delle avventure di questo genere. Non si considera l'insofferenza di molti paesi nei riguardi di una politica così interventista che finora ha privilegiato soltanto gli strumenti hard, quelli duri, i carri armati della politica rispetto a quelli soft. L'Unione Europea e la NATO si sono allargate ed espanse, ma il carico maggiore di interventi grava sempre su quattro paesi. I primi tre, Gran Bretagna, Francia e Germania, si sono già di fatto sganciati da buona parte delle avventure NATO. E noi invece continuiamo e stabiliamo dei principi che ci legano a filo triplo. Con questo tipo di concezioni, che sono concezioni che vanno bene per gli americani se vanno bene per gli americani, non vanno certo bene per il mondo e soprattutto non vanno bene per noi e per la nostra politica, la nostra economia. Non si tiene poi conto del fatto che ci sono cose che non potremo più affidare alle nostre forze armate, non soltanto perché mancano le risorse economiche o perché non ci sono le condizioni politiche per farlo, ma perché si è compromesso, direi in maniera irrimediabile, il clima di consenso nazionale nei riguardi della politica e quindi la volontà politica di esprimere forza militare come surrogato e sostegno della politica estera è considerato ormai dai cittadini una vera e propria velleità.
se non addirittura una iattura, una sfiga paurosa. È possibile ignorare le esigenze e le opportunità di prevenzione dei conflitti e delle crisi umanitarie, con strumenti di intervento civile ed economico, o con interventi militari di soft power, ad esempio con la cooperazione, la deterrenza e la rassicurazione, che è un termine che è stato così elaborato durante gli anni della Guerra Fredda e che aveva delle potenzialità enormi, che invece viene completamente trascurato. Non si fanno più interventi militari per rassicurare qualcuno che è sottoposto a una minaccia, quindi cooperando veramente, si fanno soltanto delle cose punitive. Stiamo ancora giocando su questa concezione che noi siamo costretti, no, agli interventi militari hard perché qualcuno ce lo chiede. Non è vero, siamo noi stessi che ci proponiamo, siamo noi stessi che pretendiamo di essere militarmente forti, come se fossimo soli contro tutti. Noi in effetti ci stiamo sempre coinvolgendo in missioni all'estero che non hanno fine, secondo me. Non hanno neanche fini, neanche degli scopi. Poi ci sono cose che lo strumento militare non potrà fare perché la politica non glielo chiederà più. Beh, è inutile che abbiamo 80 aeroplani caccia bombardieri con un lungo raggio di azione, quando poi, se si dovesse trattare di andare da qualche parte, dico non so, in Georgia oppure in Bulgaria, un Parlamento o un governo dice no, grazie, noi non ci andiamo. La difesa è uno di quei comparti pubblici che ha contribuito alla crescita del debito pubblico, che ha assunto impegni di spesa a lungo termine largamente velleitari. Molte volte si è pensato di farlo per acquisire un prestigio, beh, io direi internazionale, io direi che di fatto il prestigio guadagnato dai militari sul campo, che è reale, che è vero, soprattutto nell'ambito degli altri eserciti alleati, bene, è un prestigio che è stato vanificato dalle intemperanze morali dei responsabili politici, dall'inconcludenza delle operazioni. Non c'è cosa peggiore per un militare di andare in missione e di ritornare senza aver risolto nulla e poi di ritornarci un'altra volta dopo 3-4 turni, no, un anno, due anni, e di vedere che le cose sono esattamente come erano prima o addirittura peggiorate. Cioè in Italia il prestigio militare è stato anche così segnato dalla banalizzazione del ruolo militare, che questi compiti di facciata però poi costano sempre un bel po' di quattrini. La difesa è uno di quei comparti che spende veramente una quota sostanziale di risorse pubbliche. Qualcuno vuole fare il certosino andando a distinguere, come il nostro governo, la funzione di difesa da altre cose. Tutto il bilancio dello Stato spende 30 miliardi di euro nella difesa, nella sicurezza, è una cifra veramente che non è adeguata neanche al livello di rischio che si sta correndo. Cioè ci sono dei rischi che non giustificano le spese, per esempio il rischio del terrorismo internazionale adesso è diminuito, no? Noi abbiamo sempre paura, esiste sempre questa minaccia, ma dal punto di vista statistico, dal punto di vista reale è una cosa che è diminuita. Così le fisime, le paure potrebbero essere addirittura completamente eliminate soltanto se si considerasse qualche gruppuscolo per quello che è, cioè tranquillamente controllabile nell'ambito delle leggi, dei mezzi a disposizione. Invece vengono gonfiati, vengono pompati, la gente viene impaurita da queste cose. Quindi gli obiettivi così del governo, che anche questo decreto delega voleva perseguire, dovevano essere quelli di garantire il risparmio di cassa per contribuire al pareggio di bilancio, ristrutturare l'organizzazione, perché se la crisi è strutturale bisogna ristrutturare, non è che è un gioco di parole qui, non bisogna spostare i debiti nel tempo, bisogna ridurre le spese in maniera sistematica, almeno per un decennio. Questi obiettivi, insomma, se dovevano essere veramente perseguiti,
avrebbero dovuto produrre, primo, l'immediata sospensione, senza un termine di tempo, di ogni programma di acquisizione di materiali e sistemi d'arma, così si risparmiano i soldi. Invece di andare a mettere 14 miliardi in aerei, fermiamoci ai nostri aerei e poi con l'individuazione di un modello di difesa da realizzare in un lasso di tempo determinato. Quello che bisogna fare è la graduale dismissione del personale in modo che si raggiunga uno strumento efficiente senza penalizzare il quadro sociale. Questo decreto fa tutto il contrario, parte subito dal dargli del personale e che non porterà nessun risparmio finanziario ma soltanto turbolenza sociale. Perché questo personale che se ne deve andare via o che si vuole mandare via deve essere pagato lo stesso, non solo gli stipendi, non solo le pensioni, ma se il personale, come si prevede, che debba transitare da un'amministrazione a un'altra, forse non è una spesa per la difesa, ma lo diventa per il bilancio dello Stato e quindi non cambia niente. Mantiene poi questi impegni di acquisizioni che hanno determinato il debito e che ci provocheranno dei forti interessi. Prevede dei piccoli aggiustamenti strutturali che non creeranno né risparmi né maggiore efficienza. La struttura finale sarà comunque pletorica nel 2024 e lo sforzo dal nostro Ministro della Difesa, ma soprattutto dal nostro comparto della difesa, è uno sforzo di maquillage, risparmiare e non toccare le strutture, è un quadro che non funziona. Bene, ringrazio il blog, ringrazio Beppe Grillo per questa ospitalità. Chi crede che ci sia qualche cosa da fare, che ci sia qualche cosa su cui riflettere da questa conversazione, mi è pregato così di passare parola. Grazie. Don't care about us, you. On Grillo, Beppe.